Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale. Io sono Paul Claire e oggi volevo presentarvi un dolcetto molto semplice che me l'ha chiesto mia nipote di 6 anni. E il dolce in questione non è neanche italiano, però ogni tanto usciamo un po' fuori dall'Italia. Oggi vi voglio far vedere questa ricetta semplicissima che è il gelato fritto alla cinese. E adesso sigla e si parte con gli ingredienti. Ciao! Allora, gli ingredienti che ci servono sono un po' di lievito. Io uso lievito Bertolini, che mi ricorda mia nonna quando ero piccolo, mi faceva i dolci. Poi questo rotolo, che lo trovate in qualsiasi discount supermercato del mondo. Sono rotolini con dentro la marmellata di fragola. Non utilizzate il pan carré, che ho visto usare il pan carré perché fa schifo e non è neanche dolce, ok? Poi farina, un po' di acqua panna e del gelato alla vaniglia, così la panna con la vaniglia sta bene. Poi ci serve una bastardina e uno sbattitore e naturalmente l'olio per friggere, ok? Semplicissima la ricetta, siamo al volo. Per prima cosa mettiamo dentro un po' di farina, io ne metterò poca perché devo farne solo due, al limite ne terrò un po' per domani. Allora, smuoviamo un attimino, poi ci mettiamo dentro il lievito, lo metto tutto, giriamo ancora e poi aggiungiamo piano piano dell'acqua fredda fino a arrivare alla consistenza che adesso vedremo. Cominciamo a mischiare un po' che manca. Questa è una ricetta velocissima ragazzi. Scusate se in questo periodo non sto pubblicando tanto, ma voi potrete capire, io c'ho il ristorante a Milano che è praticamente la One italiana e praticamente non c'è in giro nessuno, abbiamo dovuto lasciare a casa i ragazzi in cassa integrazione, sbattimenti, pensieri, e quindi pubblico un po' quando posso. Adesso creiamo questa pastella, vi faccio vedere la densità che ci vuole, vediamo se riusciamo a eliminare i grumi. Mischiamo così fino a che abbiamo eliminato gli eventuali grumi. Allora vedete com'è? Non deve essere né troppo densa ma neanche troppo liquida. Io secondo me già così è un po' troppo liquida, quindi aggiungo ancora un pochettino di farina. Perché comunque poi la pastella si deve aggrappare bene. Quindi andate a occhio, come tante delle mie ricette. Il gelato, potete scegliere il gelato che vi piace di più, così è troppo denso, aggiungiamo ancora un po'. Ok, è pronta. Adesso possiamo metterla in frigorifero, anche perché quando la friggiamo deve essere bella fredda. E la nostra pastella è pronta. Poi apriamo il nostro rotolo. E tagliamo delle fettine alte più o meno un centimetro. Io vedete che sto usando il coltello col seghetto, perché quando si taglia il pane o roba così è meglio usare sempre il seghetto. Due. 4 per ogni gelato fritto, io ne devo fare 2, ne faccio 8 e 8. Adesso prendiamo il gelato che abbiamo scelto, io uso questo perché mi fa una pallina un po' bella grossa e facciamo la nostra pallina di
gelato. Allora, se lo dovete fare, che siete un ristorante, vi mettete i guanti. Io lo devo mangiare io, lo farò con le mani. A questo punto prendiamo uno, due e tre. Prendo gelato, faccio una pallina, mi appoggio questo sulle mani, così, metto il gelato in mezzo, poi con l'ultima fetta tappo il buco di fuori, faccio così per farla bella rotonda e la metto in freezer perché c'ha bisogno di essere bella congelata adesso. E questa è la nostra pallina di gelato. Facciamo la seconda, questa volta l'ho bagnato così è più facile. Ho visto che quella era un pochettino grossa, quindi mi regolo per farla un po' più piccola. Vediamo se viene via. E metto nella mano, come vi ho spiegato prima, i tre pezzi. Aggiungo la pallina di gelato nel mezzo e gli faccio un po' da nido. Aggiungo l'altro pezzo, spingo e compatto tutto per fare una pallina rotonda. Così. Stringete bene. Questa è la nostra pallina di gelato amorevole. E adesso nel freezer. Allora amici, è stata in freezer la nostra pallina, la mettiamo dentro nella pastella, io per comodità la giro con un forchettone per bene, così. Copro bene il tutto. Poi tiro su con il forchettone. Adesso non ve lo faccio vedere perché sono da solo, lo metto nella friggitrice. Non rompete le palle scrivendomi che l'olio è sporco perché qua è scuro e non si vede, ma è pulito l'olio. Ok? Ma lo dico perché sennò so già che c'è qualcuno che fa il maestro. Facciamo girare così nella friggitrice per bene. Ogni tanto giriamo fino a che l'abbiamo fatto diventare tutto colorato. L'abbiamo tolto dalla friggitrice, state attenti a non bucarlo, sennò entra l'olio dentro. Guardate, è grosso quasi come il mio pugno, quindi una pallona di gelato fritto. E ragazzi, siete al top, i vostri bambini sono contenti e anche io. Ok, abbiamo tirato fuori il nostro gelato fritto, adesso proviamo così, ve lo faccio vedere per voi, lo proviamo a tagliare a metà. Ecco qua, il nostro gelato fritto è pronto. Io vi dico la verità, ho aggiunto un pochettino di cannella nell'impasto della pastella, anche se non è cinese come cosa, però questo è il risultato. Prova assaggio. Caldo, col freddo, gelato, dolce, all'amore, mettete la mascherina. Buonissimo ragazzi, provatelo, facilissimo, gustoso, cinesata, ma cinesata di quelle buone. Allora ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, spero che questa ricettina facile ma godereccia come tutte le mie ricette vi sia piaciuta.
vi ricordo di supportare il canale con un'iscrizione o con un bel mi piace e, come sempre, alla grande dal vostro Paul Claire. Ciao! Ciao ciao bambina, un bacio ancora.